Ciao, bentornato al mio canale Istantanee di Felicità. Non è facilissimo parlare di felicità in quest'ultimo periodo perché prima c'è stato il Covid, la gestione del Covid, quindi con tutta la crisi economica dovuta a questo, e adesso parliamo di guerra. Premetto che io non ascolto molto i telegiornali, l'ho detto in varie istantanee. Mi sembra che sia difficile avere un punto di vista oggettivo e quindi a questo punto cerco di non sentire particolarmente brutte cose, ma anche senza sentire i telegiornali posso pregare e mandare energie o essere d'aiuto alle persone che in questa guerra stanno scappando e vivendo momenti altamente drammatici. Però in questa situazione vorrei un po' avere un atteggiamento come Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh venne anche candidato per il premio Nobel per la pace perché lui partì dal Vietnam e andò negli Stati Uniti per cercare di come dire, portare un messaggio di pace. Quindi lui non si schierò né con il suo popolo né con, quindi non contro gli americani, e questo venne visto molto male dai vietnamiti. Infatti lui fu esiliato per decenni. Però io capisco il punto di vista di Thich Nhat Hanh, nel senso che credo sia importante che noi veramente preghiamo per la pace e che se portiamo noi la pace, intanto portiamo delle energie di pace che influenzeranno tutti noi. Quindi noi possiamo, come dire, fare grandi manifestazioni, però se le facciamo contro una o l'altra parte, in qualche modo portiamo energie di rabbia, di, come dire, intolleranza. Allora, proviamo a vedere se ognuno di noi può cercare di portare pensieri di pace, ma quella pace la dobbiamo anche vivere nelle nostre relazioni, quindi in famiglia, al lavoro, con gli amici. È proprio importante che cerchiamo di disinnescare questa nostra magari reattività rabbiosa, la possiamo registrare, ma l'importante è non alimentarla e non continuare. E perché così facendo mandiamo energie di rabbia e anche di pessimismo, no? Io credo che sia importante che noi abbiamo fiducia, che trasmettiamo questa fiducia a chi si siede ai tavoli, ad esempio, per trattare su questa guerra, e con le nostre energie portiamo quindi luce, consapevolezza, armonia, tutto quello che possiamo fare è sicuramente mandare energia d'amore, senza appunto fare discussioni su chi ha ragione e su chi ha torto, perché questo invece non porta buone energie. Questo perlomeno è il mio pensiero, è il pensiero di un po' tutte le persone che io sto seguendo negli ultimi 10 anni, e che questo modo di fare, di pensare, mi ha portato tanto beneficio e quindi tanta felicità nonostante tutto. E quindi buona riflessione e ad una prossima istantanea.